Da quando il messaggio divino è stato accolto e diffuso al mondo da Roma, il cuore della cristianità batte nella città eterna. Presso il Colle Vaticano, sui resti della primitiva basilica, dove Costantino, il primo imperatore cristiano, coronò la tomba insanguinata di San Pietro, grandeggia il più vasto e solenne tempio dell'universo. Porto alla fede dei pellegrini, certezza fatta roccia, cittadella di Dio, vigilata dalle colossali statue degli angeli e dei santi. Il 9 di febbraio 1939 un triste annunzio si è diffuso dall'urbe per tutta la cattolicità. Pio XI, il pontefice di indomita tempra, che ha retto per 17 anni il timone della barca di Pietro ed ha vinto con la forza dello spirito lo stesso dissolversi del proprio corpo, Pio XI sta improvvisamente per cedere alla gravezza dell'età. Ha avuto ancora un colloquio con l'amatissimo suo segretario di Stato, cardinale Eugenio Pacelli, trattando degli affari più urgenti. Ma poi le notizie precipitano di ora in ora e dopo aver ricevuto i santi sacramenti, Achille Ratti, Papa Pio XI, avanti l'alba del 10 febbraio, ha chiuso l'esistenza terrena.
Da ogni parte del mondo la cattolicità invia al conclave i cardinali che hanno il mandato di eleggere il nuovo vicario di Cristo. Giunge in aereo il patriarca di Lisbona. Giunge alla stazione di Termini il patriarca di Venezia. Il cardinale primate di Francia. Il cardinale primate di Spagna. Il cardinale arcivescovo di Bologna. Il cardinale arcivescovo di Genova. Il cardinale arcivescovo di Quebec nel Canada. Cardinale di Curia. Un altro cardinale di Curia. Il cardinale primate d'Ungheria. La Cappella Sistina è già pronta coi 62 tronetti e i 62 porporati presenti, ciascuno sormontato dal suo baldacchino in segno della sovranità che durante la sede vacante il Sacro Collegio esercita. Intanto si apprestano le insegne del futuro pontefice. Il triregno, la mitria di lama d'oro, il viviale ricamato, la sedia gestatoria. Il popolo è in attesa sulla piazza. Le previsioni sulla durata del conclave vengono sorpassate dalla realtà. Dopo una prima fumata nera, la sera stessa verso le 17, appare la fumata bianca. Il nuovo Papa è già eletto. Annunzio vobis, Claudio Compagno. Avemus Papa. Del 12 marzo il popolo di Roma, forestieri, pellegrini, si recano in frotte all'incoronazione del nuovo pontefice. Nella città vaticana fervono gli ultimi preparativi per il fulgido rito. La guardia svizzera nel suo quartiere indossa le corazze e i morioni cinquecenteschi per la prima uscita in onore del nuovo pontefice. Della Basilica di San Pietro, il Santo Padre riceve l'omaggio dei canonici del Capitolo Vaticano che si genuflettono davanti a lui. Ma la
cerimonia dell'incoronazione, semplice e breve, non ha luogo dentro il tempio, bensì, dopo la messa, alla libera luce del sole, sulla loggia centrale. L'origine di quest'uomo, che gli altri uomini hanno collocato così in alto, sollevandolo al di sopra di tutti e prostrandosi davanti a lui come all'infallibile. Ecco l'angolo della vecchia Roma dove egli nacque nel 1876. Stirpe di giuristi, la famiglia di lui apparteneva alla più solida società romana. L'effigie di suo padre Filippo Pacelli e di sua madre Virginia Graziosi. Il fonte battesimale, dove il neonato Eugenio Pacelli ebbe l'acqua lustrale, oggi è conservato nella chiesa di San Pancrazio. Eugenio Fanciulli. Egli crebbe presso la chiesa nuova, fondata da Filippo Neri, il santo della giovinezza, della musica e della gioia. Di San Filippo, tuttora rimaste uguali a come erano nel secolo scorso, questi sono i ricordi del piccolo Eugenio. Il liceo Visconti nell'antico collegio romano che Eugenio adolescente frequentò fino a quando la voce di Dio lo chiamò al sacerdozio. Passò allora al collegio Capranica dove fu seminarista. Poi all'Apollinare, da cui mosse per la sacra ordinazione. Nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, all'altare della Madonna Bizantina che si intitola Salute del Popolo Romano, Don Eugenio Pacelli, a 23 anni, celebrò la sua prima messa. Negli archivi della Segreteria di Stato in Vaticano, dove si conservano i documenti della storia del mondo. Qui il giovanissimo Don Eugenio Pacelli iniziò la carriera diplomatica. Consacrato vescovo da Benedetto XV, il 13 maggio 1917 fu da lui inviato nunzio in Baviera, mentre ferveva la prima guerra europea. Qui ci è caro ricontemplare le immagini da cui appare e la inesausta sollecitudine di quel Papa trovò nel nunzio Pacelli un ministro particolarmente premuroso verso i prigionieri italiani, a cui una parola di conforto cristiano fu recata con l'idioma
e con l'accento della loro patria. Nominato nunzio presso il Reich nel 1920, si trasferì stabilmente a Berlino nell'agosto del 1925. In Italia, suo fratello avvocato Francesco adempiva felicemente al mandato delle trattative per la conciliazione tra la Chiesa e lo Stato, poi stipulata nei patti lateralisti. L'antica basilica romana dei Santi Giovanni e Paolo fu la chiesa titolare del neocardinale Eugenio Pacelli quando Pio X lo elevò alla porpora. Più volte il cardinal Gasparri, segretario di Stato, ormai oppresso dall'età come dalle fatiche sostenute in servizio della Chiesa, e il cardinal Pacelli, che stava per intraprendere fatiche ancora più alte, comparvero insieme anche in pubblico. Così che quando Pio X, al venerando segretario di Stato, sostituì il nuovo nella persona del cardinal Pacelli, il trapasso si compì come una naturale eredità di spiriti umanamente diversi, ma uniti dalla comune dedizione alla stessa causa. Non soltanto a Roma, ma nei più vari paesi del mondo si prodigò con infaticata onnipresenza il poliglotta cardinale Pacelli. Nel Nord America è rimasto vivo il ricordo del viaggio che il cardinale compì attraverso il territorio dell'Unione, accolto dovunque con festoso omaggio dalle comunità cattoliche e dalle più alte autorità. Al 32° congresso eucaristico internazionale di Buenos Aires, cui parteciparono 1 milione di congressisti accorsi dalle 5 parti del mondo, il cardinale Pacelli, legato del Papa, pronunciò parole memorabili, salutando Buenos Aires, sublime cattedrale, sulla trionfale via del Re Eucaristico. Allorché il cardinal Pacelli fu mandato da Pio X a Lourdes, alla chiusura dell'anno santo indetto per celebrare il 19° centenario della Redenzione, il governo della Repubblica lo ricevette con gli onori supremi. Anni dopo, il cardinale tornava nello stesso paese a consacrare la grande basilica di Lisieux, eretta in onore della popolarissima santa, la piccola Teresa del Bambin Gesù. Solennissimi gli attestati di ossequio di cui fu oggetto il cardinal legato al congresso eucaristico di Budapest, dove fu ricevuto ufficialmente dal reggente ammiraglio Orti e dal cardinale primate d'Ungheria. Su questo cardinale, apparso come angelico messaggero del pontefice romano in tante parti del mondo, quando fu l'ora di eleggere il nuovo papa, cadde la scelta unanime. Pio XII si leva prestissimo.
Ogni mattino ai primi raggi del sole i rari passanti sulla piazza di San Pietro possono vedere all'ultimo piano del Palazzo Pontificio una finestra che si apre. È quella dello studio privato del Papa. Come ogni altro sacerdote cattolico, Pio XII inizia la sua giornata lungamente pregando e celebrando la Santa Messa nella modesta cappella attigua al suo studio. È su questo altare che il Santo Padre rinnova ogni giorno il sacrificio di Cristo in comunione con migliaia di sacerdoti che celebrano nelle chiese, nelle celle, sui monti e sui mari di tutto il mondo. Cominciano le udienze papali. Monsignor Maestro di Camera va a ricevere le disposizioni per quella che sarà la laboriosa giornata del Papa. Il cardinale segretario di Stato, salutato dagli svizzeri di guardia, viene a riferire al Papa sugli affari in corso, e cioè sulle relazioni della Santa Sede con gli stati di tutto il mondo. È l'ora delle grandi notizie, felici o luttuose, l'ora delle ansie, dei timori, ma anche delle speranze e delle sante vittorie. L'ora in cui il Papa sente il polso all'umanità, l'ora dei gravi quesiti, delle decisioni supreme. Stamane primo è il cardinale prefetto della congregazione di propaganda Fide, il quale sovraintende a quella parte del mondo, ancora oggi la più popolosa, affidata all'eroica attività dei missionari. Il cardinale prefetto della Sacra Congregazione del Concilio regge il dicastero che tuttora ha il compito di interpretare e di applicare le norme emanate nel secolo XVI dal Concilio di Trento. Questi è Monsignor Assessore della Congregazione del Sant'Uffizio, di cui è prefetto il Papa. Compito del Santo Uffizio è la difesa dell'integrità della fede e della morale cattolica. Il cardinale prefetto della Congregazione dei Riti, che ha per ufficio le indagini sulla vita dei santi e i processi per la loro canonizzazione. Il cardinale arcivescovo di Palermo, venuto, come periodicamente tutti i vescovi della cattolicità, a visitare il Papa. Il cardinale penitenziere maggiore che sovraintende al sommo tribunale spirituale della Chiesa. E questi è padre Gemelli, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica e della cultura cattolica seguono i più modesti, ai capi i gregari. Il Santo Padre riceve le pie suore venute a chiedergli lumi e grazie per la loro attività. E poveri frati giunti da chissà quali parti della terra ai piedi del Padre Comune. Giungono al Vaticano anche i potenti della terra. E allora nei sacri palazzi si spiega la pompa del grande cerimoniale di corte.
Qui il Papa si avvia a ricevere la visita dei sovrani d'Italia. Essi stanno giungendo nella piazza che segna il confine tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano. Il corteo regale entra nella città, segue il perimetro dell'abside di San Pietro e arriva al cortile di San Damaso, dove i reali sono accolti dagli alti dignitari della corte pontificia. I sovrani incedono nella loggia di Raffaello. A differenza delle altre dame, che in visita ufficiale si presentano al Papa con abiti e veli neri, le regine cattoliche e le dame del loro seguito hanno il privilegio di indossare abiti e veli bianchi. La visita di un'altra sovrana giunta dall'estremo oriente. L'imperatrice dell'Annam, paese asiatico di religioni miste, dove i missionari hanno introdotto i caratteri della scrittura latina e hanno fatto conoscere il nome e la fede di Roma. Non diversamente dai re magi del Vangelo, approdati dall'Oriente alla prima dimora del Salvatore per recargli i doni, l'imperatrice annamita, che è cristiana, viene a rendere omaggio al vicario di Cristo e a offrirgli preziosi regali. Il nuovo ambasciatore della Bolivia viene a presentare le lettere che lo accreditano presso la Santa Sede. L'ambasciatore del Giappone presenta le credenziali al Santo Padre. Il cattolicesimo, che comincia a diffondersi nell'impero del Sol Levante, conta oggi tra i suoi seguaci vescovi, preti, intellettuali, uomini politici, alti ufficiali dell'esercito e della marina. E questa una fra le più recenti testimonianze della venerazione con cui tutti i popoli guardano la sede di Pietro, presso la quale ben 40 fra maggiori e minori paesi del mondo mantengono le loro stabili rappresentanze diplomatiche. La palazzina di Pio IV nei Giardini Vaticani ospita la Pontificia Accademia delle Scienze, a cui partecipano i più insigni scienziati di tutte le nazionalità, 70 come i cardinali.
Oltre alle udienze particolari, in cui il Papa ascolta, esamina, tratta e decide sui massimi problemi, quasi ogni giorno si hanno le udienze generali a gruppi di fedeli di ogni ceto. L'Azione Cattolica Italiana esprime al Pontefice il suo entusiasmo e il suo amore nell'anno giubilare. Parole di conforto del Padre di tutti. La nobiltà romana viene a porgere gli auguri al pontefice. Vi partecipano anche i familiari del Papa. Udienza generale di suore. Il Santo Padre, dopo aver abbracciato il cardinale prefetto della congregazione dei seminari e dell'università, si china ad ascoltare una per una quelle che implorano da lui una grazia, che chiedono conforto ad un affanno, che domandano una speciale benedizione per un'attività, per un proposito, per una cara persona. Parole che forse, una volta nella vita, le spose di Cristo confidano al suo vicario. Papa parla a quelli che sono l'oggetto delle sue cure supreme, ai figli del popolo, agli operai,
agli uomini che attendono al lavoro manuale, ricorda i diritti dello spirito. E poiché ad un tratto i rintocchi del campanone di San Pietro, echeggiati dalle campane delle 400 chiese di Roma, annunciano il mezzodì, il padre si inginocchia in mezzo ai suoi figli e recita con essi l'Angelus Domini. Quanti tra i novelli sposi in viaggio di nozze a Roma tralasciano la visita al Santo Padre? Ogni mercoledì essi sono sempre così numerosi che bisogna adunarli nelle sale più vaste. Diari li dispongono in molte file perché Pio XII possa parlare a tutti e a tutti fare il dono della sua parola e della benedizione finale. Poi gli sposi tornano contenti al loro focolare e al loro amore. Quando nella piazza di San Pietro tutto tace e i sacri palazzi sono avvolti nelle tenebre, una finestra è l'ultima a spegnersi.
i fatti della storia sacra, tutte le fasi della vita di Gesù e dei suoi santi hanno ispirato le opere dei massimi pittori raccolte nella Pinacoteca Vaticana. Dalla tragedia del Cristo morto, come nella deposizione del Caravaggio, ai trionfi della gloria del Cristo, come nella trasfigurazione di Raffaello. Infinite sono le cure per la conservazione e per il restauro dei tesori d'arte che il Vaticano racchiude. Siamo nel laboratorio degli arazzi, dove l'esperto ripara ai guasti del tempo. Ecco il lavoro di un tecnico che ha in cura gli affreschi. Il loro graduale distacco si combatte con un moderno sistema di iniezioni, introducendo un composto fortemente adesivo tra il muro e l'intonaco che lo sovrasta. La più antica biblioteca del mondo. Nei più che 500.000 volumi d'ogni età, codici miniati e incunaboli, manoscritti e stampati che essa conserva e che dà in lettura, gli studiosi di tutti i paesi trovano per i loro studi le fonti e i sussidi più preziosi. La fabbrica di San Pietro, dice a Roma il Popolino, non sarà finita mai, tanta è la sua vastità e quindi la sua perpetua necessità di compimenti, rifiniture, lavori, restauri. Mole senza confronti, montagna costruita dal genio e dall'immane fatica dell'uomo. L'accesso alla selva di cupole di Comignoli è un'autentica ascensione. L'ascensione è stata compiuta anche dal Santo Padre, venuto a visitare di persona gli ultimi lavori eseguiti per irrobustire il tamburo della cupola, che anche lui, da buon romano, ama con una sorta d'orgogliosa tenerezza. Con lo Stato italiano, il Papa esce talvolta dal Vaticano. Qui si appresta a restituire la visita ai reali d'Italia recandosi al Quirinale.
Papa è ricevuto dai sovrani, dalla famiglia reale, dalla corte. La solenne celebrazione di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, per lui proclamati patroni d'Italia, Pio XII è andato nella Basilica Romana di Santa Maria sopra Minerva, dov'è la tomba della Santa Domenicana. Durante la Settimana Santa si svolgono in Vaticano raccolte funzioni religiose. Nel 1939, pochi mesi dopo la sua elevazione al soglio pontificio, Pio XII si recò nell'antica villeggiatura papale di Castel Gandolfo. Fu nella sua breve villeggiatura che Pio XII conobbe l'imminenza della guerra. Da Castel Gandolfo, attraverso le onde della Radio Vaticana, egli lanciò un ultimo appello ai governi, scongiurandoli di salvare la pace. Rileggiamo alcune frasi del messaggio pontificio del 25 agosto 1939. Imminente il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi, riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti, si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. Ci ascoltino i forti per non diventare deboli nell'ingiustizia. Ci ascoltino i potenti se vogliono che la loro potenza sia non distruzione, ma sostegno per i popoli e tutela e tranquillità nell'ordine e nel lavoro. Noi li supplichiamo per il sangue di Cristo, la cui forza vincitrice del mondo fu la mansuetudine nella vita e nella morte. E supplicandoli, sappiamo e sentiamo di avere con noi tutti i retti di cuore, tutti quelli che hanno fame e sete di giustizia, tutti quelli che soffrono già per i mali della vita ogni dolore.
scoppiata la guerra, Pio XII è tornato in Roma, da cui non si è mosso più. Le sue quotidiane sollecitudini di padre ha creato in Vaticano l'ufficio ricerche, al quale tutti hanno libera entrata. Chiunque sia in ansia sulla sorte di un prigioniero di guerra, di un disperso, di un caro assente trattenuto in terre belligeranti, vi è accolto amorosamente da un piccolo esercito poliglotta di frati, di suore, di giovani dell'azione cattolica, ai quali è affidata la ricerca delle notizie. Attraverso una rete di informazioni che si estende a tutti i continenti, si sollecitano e si raccolgono ogni giorno a migliaia le risposte alle domande che tutti i continenti inviano. Distribuzione quotidiana di affettuoso conforto. Mentre la Santa Sede riesce a stabilire questo scambio di notizie tra tante famiglie e i prigionieri, i rappresentanti del Santo Padre portano nei campi di concentramento la consolazione cristiana. Il nunzio apostolico in Romania è accolto dai prigionieri sovietici col segno della comune redenzione. Il vicario di Cristo apre le braccia a tutti i sofferenti. Chiunque voglia può vederlo e parlargli. In Vaticano è stato abolito per queste udienze ogni cerimoniale d'abito e di protocollo. Dalle 9 al tocco, le sale dell'appartamento pontificio sono invase a ondate da migliaia di visitatori, borghesi e militari di qualunque nazionalità, donne e fanciulli, contadini e lavoratori, tutti sono ammessi alla presenza del Papa che li ascolta uno per uno. I feriti di guerra hanno la precedenza, ricevuti con l'amoroso rispetto che si deve al sacrificio. Per essi il Papa ebbe a dire un giorno: certo ammirevoli sono i molteplici spettacoli di indomito valore nella difesa del diritto e del suono natio, di serenità nel dolore, di anime che vivono come fiamme di olocausto per il trionfo della verità e della giustizia. Ma pure pensiamo ai terribili scontri di armi e di sangue, alle infelice sorte dei feriti e dei prigionieri, alle sofferenze corporali e spirituali, alle stragi, alle distruzioni e rovine che la guerra aerea porta e rovescia su grandi e popolose città, su centri e vasti territori industriali, alle dilapidate ricchezze degli stati, ai milioni di persone che l'immane conflitto e la dura violenza gettano nella miseria e nell'inedia. E Pio XII, soffermandosi con tutti, tutti conforta e benedice.
1942. Pur tra gli affanni della guerra, la grande famiglia cattolica ha celebrato una cara festa. Il 25enne episcopale del Padre Comune. Ancora una volta, la folla si è addensata nella gran piazza della cattolicità. La curva eccelsa della cupola di Michelangelo sovrasta la cerimonia del rito giubilare. Del tempio sfila il corteo papale e i fedeli non hanno temuto di violare la santità del luogo acclamando al pastore. All'altare della confessione, quello dove soltanto il Papa può celebrare, Pio XII ha iniziato la sua messa. Thank you.
diletti figli dell'urbe, parte eletta dell'immenso udile di Cristo, affidata in modo particolare alle nostre cure pastorali, che noi, vescovo di Roma, sotto il peso del supremo pontificato, gli apriamo il grato nostro cuore per il sacro affetto di padre e di figli che stringe l'animo nostro a voi e voi a noi. La vostra presenza è un aperto pegno del dolce vincolo e della perenne devozione, immutata per secoli attraverso il variare degli eventi, onde il popolo romano è legato alla sede di Pietro. Sentimenti filiali che voi oggi più vivi manifestate nella ricordanza della nostra consacrazione episcopale. La parola nostra si rivolge a voi nella solennità di questo giorno in cui tutto il popolo cristiano, sparso sulla faccia della terra vive della fede di Roma, si unisce a noi e a voi nell'adorare quel Dio, Salvatore degli uomini, asciso al cielo e sedente alla destra del Padre, quale nostro avvocato presso di lui.